Buon pomeriggio e buon pranzo, visto che ci avviciniamo alle ore 13 di questo martedì 14 luglio 2020. Bene, allora diciamo una cosa, che sicuramente questa nuova avventura di Michele Bosso e Luca Franchini su D-Max con la WWE, io sono sicuro che già da ieri, dalla prima puntata in prima TV di Raw, per l'occasione, seppure per fortuna tra vari impegni della giornata sono riuscito almeno a gustarmi tre quarti d'ora, 45 minuti, ma la loro classica verve, la loro professionalità io l'ho visto, anzi, a me è sembrato quasi che, come se nonostante appunto la WWE in Italia abbia cambiato emittente televisiva, i telecronisti sono gli stessi, d'accordo, ma secondo me, almeno da quando mi è apparso in loro, non ho trovato difficoltà, almeno fino a quando ho visto io la puntata ieri sera nell'approccio al commento. Anzi, come appunto avevo il ricordo delle loro telecronache, tale è rimasto. Quindi io faccio nuovamente un grande complimento a Michele Posa e Luca Franchini, la premiata ditta Franchini e Posa cazzate a Iosa, perché io sono sicuramente tra quelli appassionati che hanno una grande speranza, che vogliono che questa nuova avventura sia altrettanto duratura come sia stata quella di loro che hanno telecronato Raw, SmackDown, NXT in quel di Sky. Quindi un bel mi piace, come dice Michele Posa. E poi ho letto anche poco fa che insomma questa prima serata è andata abbastanza bene, uno share credo dell'1,2%. Beh, ovvio, la fascia oraria magari non è di primissimo piano, comunque avere già in quell'orario più di 100.000 spettatori è buono. Poi insomma, come si dice, buona la prima. Questa sera sembra alle 23:15 ci sarà SmackDown. Spero di riuscire a vedere, se non come ieri, 45 minuti, ma anche un quarto d'ora, 20 minuti. E poi chi ha visto come me su Di Maxi ieri sera, a puntata di Raw, ha notato che praticamente ogni volta delle famose chiamate del braccio teso della pubblicità, che però forse anche per favorire il fatto che in una fascia oraria non di primissima serata, praticamente si passava subito per dire alla seconda, alla terza parte dello show. Quindi devo dire molto bene, ho detto spero questa sera di vedere, non so se ci riuscirò anche questa sera, comunque, ma io cercherò di essere presente ovviamente alle repliche, che ricordo sono al sabato per Raw alle ore 10:30 e subito dopo alle 12:30 la prima visione di NXT, e alla domenica subito replica di NXT alle 9:30 e
e alle 10:30 si va con SmackDown. Quindi molto contento di questo. Poi subito dopo questo video andrò a recuperare la live che hanno fatto il Bardo e il Godzilla sul canale di Michele. Queste live che stanno facendo, penso forse faranno anche questa sera prima della puntata su D-Max. Quindi per l'avvicinamento alla puntata, e quindi voto io direi più che sufficiente. Detto questo, volevo concludere con un breve accorgimento per quanto riguarda il calcio, la Serie C, playoff promozione, il Bari, forse credo. Perché magari non so per quale principio, ma ha pareggiato 1-1 con la Ternana ed è passata quindi alle semifinali, dove affronterà la Carrarese, che come il Bari ha pareggiato in casa 2-2 contro la Juventus Under 23. Quindi, da un lato del tabellone semifinali ci sarà Bari Carrarese, dall'altra, non so chi giochi in casa, comunque si affronteranno Reggio Audace, ovvero la Reggiana, contro il Novara. Bene, grazie a tutti, quindi mi raccomando, diamo fiducia, non molliamo già Luca e Michela, hanno bisogno di noi. Dobbiamo far sentire la nostra voce sui social, anche commentando su YouTube, per esempio, come sto facendo io con questo video. Grazie, cari Luca e Michele, senza di voi davvero probabilmente non avremmo la WWE in televisione. Grazie mille. Quindi io vi auguro buon proseguimento di giornata, di nuovo buon pranzo a tutti. Questa sera ritorno alla Serie A, ieri poi c'è stato Inter Torino, posticipo del 32esimo turno, credo, con l'Inter che ha vinto 3-1 contro il Torino. E stasera Atalanta a Brescia alle 21:45. Quindi, sperando magari chissà di vedere un po' l'Atalanta, seguire un po' l'Atalanta, poi mi aggancio per vedere magari giusto un pochino SmackDown. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!